Il caffè è un piacere irrinunciabile. Ma vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro quella piccola tazzina? Insieme a National Geographic Channel scoprite i segreti legati a un rito tutto italiano. Il caffè espresso, il caffè perfetto degli artisti del gusto. A farci strada in questo mondo saranno delle guide d'eccezione, i baristi. Ci sveleranno, con l'aiuto degli esperti dell'Università del Caffè di Trieste, tutti i segreti della bevanda italiana per eccellenza. Un viaggio, un percorso unico nei migliori bar italiani, che oggi ci porta a Milano. A due passi dal Duomo, nel cuore della vita economica e culturale milanese, c'è un luogo unico, il Caffè Taveggia. Un antico locale ricco di suggestioni, dove gustare un caffè è come ritornare indietro nel tempo, in piena Belle Époque. Qui incontreremo Diego, il nostro artista del gusto di oggi. Mi chiamo Diego Gioia, ho 31 anni ed ho iniziato a lavorare nel mondo del caffè sin dall'età di 17 anni. Ho sempre cercato di migliorare la mia tecnica, la mia professionalità, di essere in continua evoluzione, per far sì, anche se ci vuole una vita, di arrivare il più in fretta possibile a raggiungere i miei obiettivi. Milano all'alba è fantastica, ti dà l'opportunità di poter camminare in una città che ancora dorme, poi si sveglia tutto d'un colpo e non diventa più una città, ma diventa quello che io chiamo un vero e proprio frullatore. Così è come entrare a Taveggia dopo aver alzato la saracinesca e mi avvicino verso la macchina espresso. La ammiro nella sua pulizia mattutina, mi piace guardare l'acciaio che luccica senza nemmeno una ditata, adoro vedere uscire il getto di vapore dalle lance come se volesse fare l'ultima doccia della giornata prima di iniziare il lavoro. Prendo il mio caffè, mi siedo al tavolo, mi guardo intorno, vedo la mia sala tutta pulita, tutta perfetta e nient'altro, mi preparo per un'altra giornata di lavoro prima che questa sala diventi per l'ennesima volta il teatro della vita milanese. Se guidata dall'arte o dalla scienza, è certo che l'attività attuale del barista è una sfida quotidiana. Una sfida quotidiana che consiste nella costante rinegoziazione di un equilibrio in perenne movimento. Un movimento determinato da clienti sempre più consapevoli, attenti al presente, attenti alla qualità, ma anche all'estetica. Ma a me la confusione generalmente non piace, quindi preferisco un caffè in tranquillità. Caffè tranquillo. Nella puntata di oggi scopriremo le regole e i segreti di un mestiere in continua evoluzione, il barista. Allora, il barista perfetto deve avere le 5 qualità: eleganza, correttezza, simpatia, sincerità, non deve mai chiedere la mancia. Essere cordiale, educato, non invadente, sorridente. Barista ideale per me è quella persona ogni mattina che entro al bar mi regala un sorriso, mi fa un buon caffè, che non è facile. E quando la squadra del cuore vince mi fa già trovare il giornale pronto appena mi vede arrivare. 5 sono tantissime, ne basta una. Essere sempre gentile e disponibile. Le altre non servono. Le 5 fondamentali caratteristiche che deve avere un barista perfetto sono innanzitutto la pulizia, l'ordine mentale, la precisione e la memoria, la professionalità e la capacità nell'individuare la tipologia di cliente che gli si pone di fronte. Ogni cliente sceglie il proprio barista. Noi abbiamo 6 baristi e ci sono 1000 persone che hanno le loro preferenze perché vogliono il caffè fatto da Giuseppe piuttosto che da Cosimo, il cappuccio fatto da Diego. È il cliente che poi più si affina col proprio carattere al barista. Noi dobbiamo volare sul pavimento, dobbiamo servire il cliente, dobbiamo accontentarlo, coccolarlo, ma allo stesso tempo dobbiamo far finta quasi di non esserci.
Il barista è come un regista e come ogni film che si rispetti è giusto che lui controlli la scenografia, scelga i protagonisti e che la trama sia ogni giorno perfetta. Così nel bar il nostro barista regista deve saper raccontare con un caffè un'esperienza unica e indimenticabile. Ma io penso deve avere due qualità, deve essere allo stesso tempo discreto e allo stesso tempo magari scambiare solo due parole. Pazienza, molta pazienza e saper ascoltare, perché il cliente vuole assolutamente essere ascoltato in tutto, confessarsi e dire tutte le sue cose. Ti cambia la giornata, il barista bravo ti cambia la giornata. Per conquistare la clientela, la dimensione creativa e quella più razionale devono coesistere in un progetto quotidiano perfetto. In questo processo tutti i sensi sono coinvolti per sedurre e aumentare il benessere di tutta la gente che entra nel bar. In un caffè storico come il Taveggia ci sono infiniti dettagli che non devono mai essere trascurati e Diego, come un vero regista, li controlla con grande abilità, evitando tutti gli imprevisti che accadono oggi come 100 anni fa. Ogni tanto sì, mi sembra di soffrire della sindrome di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché la gente chiaramente è abituata a vederci sempre come persone inflessibili, sempre sorridenti, anche se spesso all'interno siamo un aggrovigliamento di emozioni indescrivibili, però l'importante è apparire sempre allo stesso maniera. Anche se la giornata volge al termine, Milano è sempre in costante movimento e qui, al Caffè Taveggia, come ogni sera, è giunta ormai l'ora dell'aperitivo, con uno speciale cocktail a base di caffè. Un barista, innanzitutto, deve essere psicologo, prima che esecutore, perché da come una persona chiede un caffè, da come lo beve, da con che costanza chiede determinate cose, noi capiamo e intuiamo che tipo di personalità ha. Sembra una cosa strana, ma così non è, è la pura verità. Noi da come la gente beve e mangia capiamo parecchie cose di loro. Sta nella nostra discrezione andare dietro la loro corrente di pensiero, facendo apparire quello che facciamo la normalità anche per loro. Il bravo barista deve anticipare i gusti del cliente. In questo modo riuscirà a soddisfarli e stupirli ancor prima della richiesta. Sa già come lo desidero. So ogni mattina il mio caffè, vabbè, è già il terzo caffè, quindi i primi due li assaporo a casa, il terzo macchiato, quindi non devo neanche chiedergli. Lui sa caffè macchiato. Senza Diego Taveggia muore. Io ho conosciuto mio marito nel 56, sposato nel 57, questa è la mia seconda casa. Ma non l'ha visto? Ma guardi fuori, dal 1901, sì, è tale quale. La pasticceria Taveggia rappresenta un punto cardine per i milanesi, poiché fa parte di una ristretta cerchia di locali centenari della città di Milano. Attualmente sono direttore di questo locale e mi occupo della gestione completa, appunto, durante l'intera fascia quotidiana. Ho iniziato anch'io davanti alla macchina di un caffè, quindi dietro un banco, e di conseguenza conosco benissimo quali sono le problematiche quotidiane. Io adoro il mio lavoro, vivo per il mio lavoro, alcuni me lo fanno notare quasi come fosse un difetto. Io dico sempre però che questo lavoro, affinché dia soddisfazioni, va vissuto in pieno. E questo è quello che è successo a Diego, che è partito davanti a una macchina da caffè preparando i primi espressi per poi ritrovarsi ad avere responsabilità sempre maggiori ed essere un vero professionista ed un vero artista del gusto. Nella puntata di oggi abbiamo imparato che la professione del barista non è unicamente stare ai comandi di una macchina espresso, ma una ricerca continua per creare quell'atmosfera unica e impalpabile che trasforma il rito del caffè in un istante indimenticabile. Sono sicuro che si possa diventare un giorno dei veri artisti del gusto solamente impegnandosi sempre di più, nutrendo veramente tanto amore per questo lavoro e per le persone che ci circondano. Il caffè è molto più di un semplice piacere.
il nostro viaggio di bar in bar, di città in città, proseguirà con una nuova tappa per svelarvi ogni segreto di questo rito unico.